potuto capire e percepire. Jovan Divjak poi ha costruito un'associazione, l'Educazione costruisce la Bosnia Erzegovina, proprio per capire il senso di quello che può nascere da un conflitto come c'è stato in quegli anni. Lascerò la parola a voi, ringrazio tutti, ringrazio i presenti per essere qui e spero, vi auguro buon incontro. Signore e signori, buonasera a tutti, svedir a Mr. Giornalista che va a tenere, voditi razgovor. Pozdravljam se, kažem. No, prego il signor giornalista Mastrangelo di fare lui da guida a questa conversazione. Molto bene, buonasera a tutti. Ecco, io vorrei cominciare con un invito. È un invito a leggere dalla prima all'ultima parola il libro che il nostro ospite ha scritto relativamente alla situazione di Sarajevo e della Bosnia Erzegovina durante gli anni della guerra. Si tratta di un libro che siamo costretti a definire di guerra perché di questo parla, ma in realtà non è soltanto un libro di guerra, è un libro nel quale si parla di cultura, si parla di sentimenti, si parla di speranze, si parla di persone vere, non si parla solo di eserciti. È un libro che ci spiega perché non c'è mai una ragione vera per fare una guerra. È un libro che è indubbiamente uno dei migliori aiuti verso la pace che siano stati scritti negli ultimi tempi. È un libro anche che ci impone un ripensamento importante riguardo al ruolo che l'Italia e l'Europa occidentale in genere hanno avuto negli anni del conflitto jugoslavo. Io vorrei cominciare questa conversazione con un ricordo personale, che è questo. Può essere una cosa banale, però mi sembrava una cosa interessante. Verso la fine degli anni '80, Tito era già morto da alcuni anni, io mi ricordo un'estate insieme ad un gruppo di amici, persone che hanno avuto più o meno tutte una formazione uniforme e tutte persone appassionate di politica, soprattutto di politica estera, si parlava della Jugoslavia e si diceva: se non si starà attenti, in Jugoslavia rischia di capitare un massacro orrendo. Tra di noi non c'erano generali dell'esercito, non c'erano primi ministri, non c'erano persone ambasciatori, non c'erano diplomati, c'erano tutte persone normali. Ora io vorrei chiedere: perché un conflitto così facilmente prevedibile, perché non è stato prevenuto? Koristim se prilikom prvo da pozdravim sve prisutne ovako velebnoj religijskom objektu. Vorrei cogliere questa occasione per salutare tutti i presenti in un così bel edificio di culto religioso. Naravno, ono nije ono što je bilo, ali podsjeća na stradanje. Ovviamente questo luogo non è ciò che era un tempo, però comunque ci ricorda delle vicissitudini. Doživljavam ga kao živi spomenik stradanju svih u svetu. E io lo vivo come un monumento vivo di tutti quelli che hanno sofferto, sono rimasti vittime nel mondo. Ma možemo isto postaviti pitanje da li se moglo ili nije se moglo predvidjeti ono što je bilo pre dva meseca u Gazi, ono što se dešava u
Darfur, ono sto se deciava lui. Ovviamente Iraq. Possiamo fare la stessa domanda e chiederci se non era possibile prevenire e impedire ciò che è successo 2 mesi fa alla striscia di Gaza o quello che è successo in Darfur o in Iraq. Ja mislim da se retko koji rat mogao predvideti. Ritengo che una qualsiasi guerra era difficile da prevedere. Naravno, ovdje pozdravljam i moje sugrađane koji su silom prilike morali napustiti Sarajevo. Ovviamente in questa occasione desidero anche salutare i miei concittadini che guidati dagli eventi hanno dovuto abbandonare le loro case di Sarajevo. Znači, u vreme neposredno pred sukobe ili ratove, bolje rečeno, u bivšoj Jugoslaviji, bio sam pripadnik teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Quindi nel periodo immediatamente precedente i conflitti e quindi le guerre in Bosnia e Hercegovina e in Jugoslavia ero il comandante della difesa territoriale della Bosnia e Hercegovina. Podsećam da su oružane snage Jugoslavije imali 2 elementa. Vorrei ricordare a chi non lo sapesse che le forze armate Jugoslavije erano composte da 2 elementi. Jugoslavensku narodnu armiju, također vladinu vojsku koja je bila obavezna da čuva ustavni poredak Jugoslavije. Primo elemento è l'armata popolare jugoslava, quindi l'esercito del governo che come tale, quindi come un esercito era aveva l'obbligo di difendere la costituzione e la struttura dello stato. I po politici strategiji odbrane Jugoslavije bila je prva snaga koja je trebala da primi napad bilo sa istoka, bilo sa zapada. In base alla politica e alla strategia della Jugoslavia era la prima forza che doveva rispondere a un attacco che provenisse sia da est sia da ovest. A svaka repubblica imala svoju odbranu, teritorijalnu odbranu. Mentre ogni delle repubbliche che costituivano la Jugoslavia aveva la propria difesa territoriale. Koja je bila element da u miru učestvuje u spašavanju građana u slučaju zemljotresa, poplava, velikih stradanja. Che in tempi di pace veniva impiegata per aiutare, soccorrere i cittadini in casi di inondazioni o grandi calamità. I u toku rata da bude rezerva kada se izvode odbrane na određenoj teritoriji Republike. Mentre in tempi di guerra doveva essere impiegata come esercito di riserva nel momento in cui c'erano delle operazioni nelle differenti parti della Jugoslavia. I sad sam tu na tragu postavljenog pitanja. E quindi adesso vorrei rispondere alla domanda che mi è stata fatta. Zato me možete i osuditi večeras. Sono pronto anche a essere condannato per ciò che dirò. Jednostavno sam bio uveren, ubeđen da ne može doći do bilo kakvog konflikta u Jugoslaviji. Semplicemente credevo, ero convinto che non ci poteva essere alcun tipo di conflitto in Bosnia e Herzegovina e in Jugoslavia. Da ne može doći do rata iz prostog razloga što po ustavu Jugoslavije svi građani su imali jednake prava. Perché non ci potesse essere alcuna guerra in Jugoslavia semplicemente perché in base alla Costituzione jugoslava tutti i cittadini avevano uguali diritti. Znači, kod mene i kod većeg dela građana je vladala nekakva sigurnost da ono što se dešava izvan da ne može uticati na Jugoslaviju. Quindi io, così come buona parte dei cittadini, eravamo convinti che avevamo questo tipo di sicurezza, di convinzione che non ci potesse essere nulla che poteva mettere in discussione, in pericolo la Jugoslavia. Tek danas, znači, posle ovih 20 skoro godina, dolazim do saznanja kao i mnogi drugi da su se ratovi pripremali mnogo ranije nego kad je ono krenulo u Jugoslaviji. Solo oggi a distanza di 10-15 anni io raccolgo informazioni e vengo a conoscenza di fatti che indicano che la guerra è stata preparata per 10 anni prima di effettivamente di iniziare. Na jednu stranu stavimo ono što se dešavalo na prostor Evrope, ono što se dešavalo u svijetu. Da una parte devo mettere sulla bilancia quello che è successo nei territori in Europa e quindi nei territori nel mondo. Koje indirektno imalo značajan utjecaj na ratove u Jugoslaviji. Che indirettamente ha influito in maniera significativa su conflitti della ex Jugoslavia. Sa oduševljenjem smo dočekali rušenje Berlinskog zida. Eravamo entusiasti della caduta del muro di Berlino. Mislim, bili smo zadovoljni što se ruši jedan blok. Eravamo contenti che uno dei due blocchi veniva dissolto, quindi il patto di Varsavia. A jednostavno smo zapostavili da je to bilo prilika da
nazionalisti u Jugoslaviji. Però ci siamo dimenticati, svim narodima, o meglio non abbiamo capito che era l'occasione perché i nazionalisti di tutti i popoli iskoriste takvu situaciju da reše nacionalna pitanja koja tinjaju od drugog svjetskog rata. Riescano a sfruttare questa situazione per risolvere le proprie questioni nazionali che erano in sospeso fin dalla fine della seconda guerra mondiale. Na kraju drugog rata, znači Titova jugoslovenska armija je uspjela da zajedno sa saveznicima na neki način uguši onaj fašizam, nacionalizam koji se iskazao u drugom ratu. Alla fine della seconda guerra mondiale la Tito insieme agli alleati è riuscito a sopprimere, a non far rivivere i vari nazifascisti, i vari movimenti che erano venuti fuori durante la seconda guerra mondiale. I od te 45. do 80. godine manje, više uspješno ili manje je dolazilo do toga da se kontrolisali nacionalistički pokreti. E quindi in quegli anni dal 1945 fino al 1980 c'erano stati c'è stato un notevole successo nel controllare questi più o meno evidenti movimenti nazionalisti. I najveći uspjeh tog političkog života, ekonomskog, socijalnog bila 74. Ustav Jugoslavije. E uno dei successi principali di questa tendenza di controllo era la costituzione della Jugoslavia nel 1974. Kada su svi narodi u Jugoslaviji prvi put i Albanci i Muslimani imali ista prava kao ostala četiri naroda. Che dichiarava tutti i popoli della Jugoslavia, quindi per la prima volta anche i bosniaci, i musulmani e gli albanesi detentori, portatori di uguali diritti come tutti gli altri abitanti della Jugoslavia. U tom ustavu potvrđene su i dve autonomne oblasti, Kosovo i Vojvodina. In questa costituzione erano state riaffermate anche l'esistenza di due regioni autonome, Kosovo e Vojvodina. Koje su imali elemente, koje su imali federalne jedinice, male elemente državnosti. Che avevano dei piccoli elementi di statalità, di sovranità, che erano proprie delle unità federali che componevano la Jugoslavia. I možete shvatiti da nacionalisti u svim narodima nisu bili zadovoljni takvim rješenjem. Quindi potete ben capire che i nazionalisti di tutti i paesi non erano molto contenti di una tale soluzione. I jednostavno koristili su moment kad se izvuku iz kontrole da bi uradili ono što su uradili. E hanno colto il momento per sfuggire al controllo e fare ciò che poi hanno effettivamente fatto. I za mene bitna stvar koju tada nisam shvatao kad se dešavalo. E una cosa importante che in quel momento non avevo capito, cioè nel momento in cui è successo. To je obeležavanje 600. godišnjice Kosovskog boja. Era la commemorazione dei 600 anni della battaglia di Kosovo. Jer postoji mit u srpskom narodu da su oni pobedili na Kosovo, iako je to suprotno od onog činjenica, istorijske činjenice. Perché esiste un mito nel popolo serbo, una mitologia secondo la quale i serbi hanno vinto a Kosovo, anche se è un dato di fatto storico che è stata una sconfitta dei serbi. 26. juna 1989. Milošević je između ostalo rekao da svi Srbi treba da žive u jednoj državi, ako ne, moglo bi doći do rata. Il 26 giugno del 1989 Slobodan Milošević ha detto a Kosovo che tutti i serbi devono vivere nello stesso stato. E se ciò dovesse succedere ci sarà la guerra. Sad je odgovor na to pitanje konkretan, da jednostavno nacionalisti su iskoristili prostor, prazni prostor koji se stvorio događanjima u Evropi. Quindi la risposta alla sua domanda è semplice, i nazionalisti hanno sfruttato questo spazio vuoto, questo vacuum che si è creato con la dissoluzione dell'altro blocco in Europa. A Evropa, zabavljena svojim pitanjima, svojim problemima, nije obratila pažnju na ono što se dešava u Jugoslaviji. Mentre l'Europa occidentale, che aveva i suoi problemi
da gestire, non ha avuto, non si è preoccupata di occuparsi di quello che succedeva ai Balcani. Izvinjavam se malo šire, ali ću nastaviti da odgovaram kraće na pitanje. Mi scuso per essermi dilungato, cercherò di essere molto più conciso nelle prossime domande. No, assolutamente, anzi, è una narrazione che ci illustra delle cose estremamente importanti. Ecco, vorrei proprio rimanere su quest'ultime parole che lei ha detto. L'Europa occidentale aveva i suoi problemi, ma le guerre jugoslave intanto hanno avuto sono state utili per capire una cosa, per far crollare una vecchia certezza, cioè che l'antica Europa fosse ormai immune da guerre al proprio interno. Le guerre in Jugoslavia hanno dimostrato invece il contrario. Ecco, vorrei approfondire con lei perché secondo lei l'Europa occidentale, mentre già erano evidenti i segni della guerra, mentre già erano palesi i segni del massacro, perché non ha ritenuto di intervenire per fermare questa guerra che dopo la Seconda Guerra Mondiale ritornava a scoppiare al proprio interno? Očekujete od mene da vam odgovorim kao političar, istoričar, ja sam običan svedok događaja. È una domanda che richiederebbe una risposta da politico, da storico, io invece sono semplicemente un testimone degli eventi. Znači, meni sada pretpostavljam zbog čega Europa nije reagovala. Quindi io posso solamente supporre il perché della non azione dell'Europa. Znači, s ove distanze može se veoma dobro reći zbog čega Europa nije. Diciamo, da questa distanza si può abbastanza bene intuire perché l'Europa non ha intervenuto. Nažalost, Europa ni danas ne zna šta će sa zemljama Balkana, posebno ne sa Bosnom i Hercegovinom. Anzi, purtroppo oggi l'Europa, ancora oggi l'Europa non sa esattamente cosa fare con i paesi balcanici e quelli del resto dell'Europa. Mnogim u zapadnoj Europi smetalo što Jugoslavia je bila jedna zemlja razvijenog socijalizma između dva bloka i uspjela je sama da se konfrontira sa dve ideje. Molti in Europa occidentale non vedevano di buon occhio, di buon grado, il fatto che la Jugoslavia era un paese di socialismo evoluto e che è riuscito con successo a confrontarsi con due idee contrapposte. Govorimo do 18. stoljeća, interesi raznih zemalja evropske prema Balkanu su svaki put dolazili do izražaja, onako kako su oni vidjeli svoje interese. Stiamo parlando dal 18. secolo in poi di espressioni, di interessi dei diversi paesi nei Balcani che si sono sempre manifestati. Veliku ulogu tome ima i religijske zajednice koje su imali svoje interese prema onom delu gdje su pravoslavci, ortodoksi, oni tamo gdje su katolici. Una grande influenza hanno avuto anche le comunità religiose che avevano particolari interessi laddove c'era una presenza di comunità cattoliche, di comunità ortodosse piuttosto che... Prihvatimo da istorijski Francuska i Srbija su mnogo bile bliže iz prostog razloga što su zajednički u savezničkim snagama u Prvom svjetskom ratu uticale na završetak Prvog svjetskog rata. Dobbiamo anche accettare l'evidenza che storicamente la Francia e l'Inghilterra erano più vicine alla Serbia in quanto alleate della prima guerra mondiale che hanno aiutato affinché la Serbia ne uscisse dalla prima guerra mondiale. Vatican sicuro ha più interesse za delove Slovenije, Hrvatske, nego što bi bio pokazao interes prema onom delu u Bosni i Hercegovini gdje su muslimani, odnosno prema Srbiji. D'altra parte il Vaticano aveva sicuramente maggiore interesse verso la Slovenia e la Croazia di quanto interesse potesse avere verso quelle parti dove, tipo la Serbia, dove vivevano. Ja čak u knjizi na jednom momentu kažem, pa su me malo ispravili, da je za vreme rata italijanska vlada, na primjer sa Anjelijem, sa gospođom Anjeli, bila više puta u Beogradu, kontaktirala sa Miloševićem, naravno sa svojim, da kažem, ekonomskim partnerom u Kragujevcu, gdje se proizvodili oružje i naravno automobili, nego što je to bila ozbiljno uključena da ne dođe do rata u
jugoslavi. Ovviamente io lo dico nel mio libro, poi mi hanno anche corretto, il governo italiano all'epoca in cui la ministra degli esteri, la signora Agnelli, ha visitato più volte Belgrado e i propri partner commerciali di Kragujevac, dove c'è una fabbrica che tra le altre cose produce anche armamenti oltre che automobili. Ovviamente... E di quanto si abbia impegnata nell'aiutare affinché finisse la sede di Sarajevo. U onom momentu kad su se dešavale promene na prostoru Jugoslavije, Milošević se postavio kao dobrim veštim partnerom Evropi. Nel momento in cui era il momento dei cambiamenti in Jugoslavia, Milošević si è presentato come un bravo e capace partner per l'Europa. Sa druge strane, Tuđman nije imao puno simpatije, nego je obnovio ono što je pomalo ličilo na fašizam za 40. Godina kada je formirana nezavisna država Hrvatska. D'altro canto, Tuđman, il presidente croato, non aveva tutte queste simpatie, però ha resuscitato il fascismo degli anni 40 in cui esisteva uno Stato croato. A mislim da istorijski dugo vremena Evropa, jer jedan deo Evrope nije prihvatio i shvatio da bosanski muslimani nisu poreklom bilo kojih arapskih i islamskih zemalja, nego da su to autohtoni državljani, građani ovog prostora. Ma penso che anche buona parte dell'Europa non ha per molto tempo capito che i bosniaci musulmani non erano provenienti da un qualsiasi paese arabo o islamico, ma erano semplicemente cittadini autoctoni di quello spazio, di quel territorio lì. Verovatno se sećate da u toku ratova na prostoru Jugoslavije da su i Milošević i Tuđman znali da kažu pa nama je određeno iz Evrope da sprečimo prodor islama u Evropu. Addirittura durante le conferenze, durante la guerra, sia Tuđman che Milošević sapevano dichiarare che l'Europa gli aveva dato l'incarico di fermare l'entrata dell'Islam in Europa. Amerika je imala različit stav, različito mišljenje od početka sukoba. L'America era l'unico paese che aveva un atteggiamento leggermente diverso sin dall'inizio degli scontri. Prema njihovim tvrdnjama i ambasadora Cimermana, on je potvrdio da su Amerikanci imali želju da se Jugoslavia ne raspadne, da produži postojanje. Secondo le loro dichiarazioni, secondo quanto dichiarato dall'ambasciatore USA Zimmerman, loro avevano un interesse e anzi avevano il desiderio di non far dissolvere la Jugoslavia. Verovatno pod uticajem svojih partnera, Francuske, Nemačke, Engleske, ona je promenila taj stav i jednostavno prepustila događanje u Jugoslaviji u ruke Miloševića koji je tad bio autoritet. Tuttavia probabilmente sotto l'influenza dei loro partner, quindi della Francia, della Germania, l'America ha cambiato questa propria opinione e lasciato che gli eventi sconvolgessero, portassero avanti senza intervenire. Zaista ja se 19 godina pitam zbog čega Evropa nije zaustavila rat u Hrvatskoj, jer da ga je zaustavila tamo ne bi došlo do ratova na prostorima ni Bosne i Hercegovine i kasnije Kosova. Io sinceramente non riesco a spiegarmi, sono 19 anni che me lo chiedo, per quale motivo l'Europa non ha fermato la guerra in Croazia, perché se la guerra in Croazia fosse stata fermata in quegli anni, il 91, non ci sarebbe stata tutte le altre guerre che sono successe dopo, quindi anche in Bosnia e Herzegovina. Bene, abbiamo parlato di religione e vorrei continuare un attimo a restare su questo argomento. Come sappiamo, la Bosnia è quello Stato della Jugoslavia nella quale vengono a riconoscersi una consistente fetta di cittadini di religione musulmana, anche se si tratta di una religiosità molto diversa, appunto come ci ha detto Jovan, una religiosità molto diversa da quella dei paesi arabi. Ecco, vorrei però chiedere questo. Pochi anni dopo, nel 1999, l'Italia, in particolare per questioni di vicinanza e di contatti culturali, ha assistito alla guerra nel Kosovo, nella quale, al di là dei proclami, al di là delle affermazioni di principio,
le truppe dell'Occidente hanno finito per schierarsi con i combattenti dell'UCK. Oggi, a distanza di 10 anni, si comincia a parlare in Italia di contatti fra il movimento dell'UCK e gli estremisti islamici. Ora io le chiedo questo: a distanza di tanti anni, con il senno del poi, non ha mai avuto l'impressione che anche nella Bosnia degli anni 90 ci fossero dei collegamenti con l'estremismo islamico? Vi ste na neki način ponudili, tražili od mene mišljenje o nekoliko pitanja. Beh, diciamo che questa è una domanda che chiede da me un'opinione su diverse questioni. Bosanski muslimani, oni su, znači religija islam, ne pripadaju grupi naroda koje su, koje pitanja odnosa u državi rješavaju terorizmom. I bosniaci musulmani, quindi i cittadini della Bosnia di religione islamica, non appartengono a quei gruppi di popoli che risolvono i propri problemi con il terrorismo. I danas je ozbiljan problem da se ubedi Europa da bosanski muslimani, odnosno islam, nije drugačiji od onoga kakve su druge tri najvažnije vere u Europi. Oggi è un problema molto serio riuscire a convincere l'Europa che l'Islam bosniaco non è per niente diverso dalle altre tre grandi religioni che ci sono oggi in Europa. Govorimo o toleranzi, o mirovnim pokretima, mirovnim željama. Stiamo parlando di tolleranza, delle tendenze pacifiste e pacifiche. Međutim, činjenica da je u toku rata došlo do prisustva manjeg broja ekstremnih muslimana, ekstremne religije koja je došla najviše iz Afganistana. Tuttavia è un dato di fatto che negli anni della guerra abbiamo avuto una presenza di estremisti di religione islamica che per lo più provenivano dall'Afghanistan. Ali tvrdim da je naivna politika vlasti u Sarajevu i Izetbegovića jednostavno nasela na tu podršku koja je došla sa strane. Però ritengo che semplicemente si è trattata di una politica ingenua del governo di Sarajevo, quindi di Izetbegović, che si è lasciato coinvolgere in questo movimento di supporto. Il postavimo svima ovde pitanje a sebi: kako je ta nekakva grupa od 400, 500, 600 mogla da uđe i preko koji teritorije kad je trajao rat, nego je ušla sa strane gde je protivnik, agresor, bio Hrvatski? E quindi io mi chiedo e chiedo a tutti voi di spiegarmi com'è possibile che questo gruppo di 400, 600, 500, 600 persone poteva entrare in Bosnia, arrivare sul territorio bosniaco attraversando il territorio di un altro paese in quel momento facendo parte del conflitto, che era la Croazia. Pazite, vecina je tih ljudi poznavala lokalni jezik. Guardate, la maggior parte di queste persone parlava la lingua locale. Oni se školovali po fakultetima u Zagrebu, Beogradu i u Sarajevu, sve erano ranije. Perché erano studenti delle diverse facoltà, Zagabria, Sarajevo. Najveći deo radio za obaveštene službe raznih država. La maggior parte lavorava per i servizi segreti degli altri paesi. A na terenu se ponašali onako kako se ne ponašaju bosanski muslimani. Mentre sul campo si comportavano in una maniera che come non si comportano i musulmani bosniaci. Znači, inicirali su, vršili pritisak na lokalne muslimane da se ponašaju u molitvama na način kako oni to rade, suprotno od onog što se radi. E quindi hanno cominciato a fare pressioni sui musulmani bosniaci affinché, ad esempio, facessero le preghiere nel modo in cui loro facevano le preghiere. Pazite, oni su ženili djecu od 13-14 godine, formirali porodice. Ad esempio creavano delle famiglie sposandosi con bambini di 13-14 anni. Opet suprotno od onog koja je praksa i život bosanske muslimane. Cosa che è completamente diversa e contraria rispetto
all'uso e costume dei musulmani bosniaci. A u ratu su učinili više nesreće, štete nego što su bili od koristi. E durante la guerra hanno fatto più danni di quanti di quanto aiuto hanno potuto, di quanto contributo positivo hanno potuto dare. I čitavog rata bili su ispod kontrole armije Bosne i Hercegovine. Van controllo, da van controllo. Tutto, per tutta la durata della guerra erano fuori dal controllo dell'armata bosniaca. Comandante armi Bosne e Herzegovine Delić je u Hagu vođenje postupak protiv njega i osuđen je na 3 godine zato što nije kao komandant preduzeo mere da se izvrši, da se kazne oni koji su činili zločin. Il comandante dell'armata bosniaca Delić è stato processato al tribunale dell'Aia ed è stato condannato per 3 anni perché come in qualità di comandante dell'armata non ha fatto in modo perché non ci fossero dei crimini, non fossero stati commessi dei crimini di guerra. I naravno to je veoma ružna slika koja je ostala prikačena armiji Bosne i Hercegovine u odbrani svoje teritorijalnog integriteta, odbrani svoga naroda, u odbrani multinacionalnosti, multireligioznosti. Ovviamente questa è una brutta immagine che rimane come una macchia sulla Bosnia e Herzegovina che nella difesa della Bosnia e Herzegovina della propria multinazionalità, multietnicità e multiculturalità. Posle rata vlasti napravile još nove greške. Dopo la fine della guerra il governo ha fatto altri ulteriori errori. Čak je prihvatila državljanstvo na desetinama tih ljudi, iako je posle Daytona sve paramilitarne vojne snage su morale da napuste Bosnu i Hercegovinu. Addirittura ha concesso la cittadinanza bosniaca a decine, centinaia di queste persone, sebbene con gli accordi di Dayton fosse stato stabilito che queste persone, tutte le formazioni paramilitari dovevano lasciare il territorio della Bosnia e Herzegovina. E mislim da je i u vašoj štampi, kad se desilo u martu 2003. U Madridu diverzije, kad se desila diverzija u Londonu, ne znam još na kojim mestima, uvijek se polazi od toga da su to teroristi iz Bosne i Hercegovine. E credo che sia stato pubblicato anche sui giornali italiani che in tutti gli attentati, quello di Madrid, quello di Londra, o anche negli altri attentati in giro per il mondo, venivano messi in collegamento questi terroristi come terroristi che provenivano e venivano addestrati nei campi in Bosnia e Herzegovina. I trebalo je veoma dugo da se dokaže da nisu oni nikakvi teroristi iz Bosne i Hercegovine, nego da su oni pripadaju tom pokretu Al-Qaide. E ovviamente c'è voluto moltissimo tempo perché sia provato il fatto che non provenivano dalla Bosnia e Herzegovina, ma erano semplicemente membri di un movimento come l'Al-Qaeda. Naravno, ne treba zaboraviti tu ružnu sliku, ali ona od mučahedinima koji su pokvarili ulogu i ugled armije Bosne i Hercegovine. Noi non dimentichiamo questa brutta immagine dei mujahedin che hanno rovinato l'immagine della resistenza della Bosnia e Herzegovina. Ecco, rimaniamo su questo argomento. Lei nel suo libro descrive in maniera puntuale e spietata le atrocità che sono state commesse da tutti gli eserciti, da quello serbo, da quello croato, ma anche da quello bosniaco. Ora, lei è diventato un simbolo della Bosnia Erzegovina perché lei, di origine serba, si è schierato, ha prestato giuramento per l'esercito della Bosnia Erzegovina. Ora, io le chiedo, questi episodi, dei quali evidentemente c'era, dei quali avevate conoscenza, non l'hanno mai messa in crisi? Le è mai venuto il dubbio nel corso di questa lunga guerra di essersi schierato dalla parte giusta? Ispada kao da sam u Hagu, kaže. No, mi sembra di essere al tribunale dell'Aia. Časno, čak sam pomogao da ne dođe do većih stradanja. Anzi, posso dire che forse ho contribuito e aiutato affinché non ci fossero altri eventi, altri crimini. Naravno, uvijek pokušavam da objasnim novinarima i drugima da moje opredeljenje za lokalno, za narod, za religiju je iznad toga i da se osjećao sam se državljaninom Bosne i Hercegovine i da sam bosancem. Ovviamente ho spiegato spesso ai giornalisti, a quelli che me l'hanno chiesto, che la mia
il mio atteggiamento personale, locale di, o religioso è al di sopra del mio sentimento di appartenenza, di essere cittadino della Bosnia Erzegovina. A to da kao takav sam smeto i eto Srbima nacionalistima, ovih dana se vodi, mislim duže vremena se vodi proces u kome se i ja nalazim na listi ratnih zločinaca. Mentre per quanto riguarda i nazionalisti serbi è già da diverso tempo c'è un processo in corso in cui anch'io sono uno degli imputati per questi eventi. I ja se sad plašim kad prelazim granice da me neko ne pošalje u Srbiju. E quindi rischio adesso addirittura quando attraverso un qualsiasi confine di essere arrestato e essere mandato in Serbia. Ali veoma ozbiljno kažem da sam, to nije moja ocena, to je ocena čak i protivničke snage, da strane, da sam doprineo značajno da ne dođe do većih nesreća. Tuttavia ripeto, e questa è un'opinione che mi è stata, cioè questa è una cosa che mi è stata riconosciuta anche dalla parte dai nemici, dalla parte contrapposta, che ho contribuito in maniera significativa affinché non ci fossero qui. I mislim da bi ova dva moja prijatelj, građana Sarajeva, tome mogli sigurno bolje da kažu nego ja. E penso che i due cittadini di Sarajevo che sono qui presenti, i miei amici, possono testimoniare molto meglio di me. Vi ste u pravu kad pitate da li sam to doživljavao, šta sam, da li sam reagovao, i vi ste vidjeli u knjizi da sam više puta reagovao prema predsjedniku Izetbegoviću, upoznavajući ga sa onim što se dešava u Sarajevu. Lei ha ragione nel chiedere se avevo dei dubbi, se avevo avuto delle reazioni a riguardo, e infatti io ho reagito informando il presidente Izetbegović di tutto quello che succedeva. Ja sam čak dva puta napisao tražeći da me kao člana štaba, znači kao pomoćnika komandanta za armiju, pošalje na liniju jer se nisam slagao sa onim što se dešava u gradu i na drugim mestima od strane armije Bosne i Hercegovine. Ad esempio gli ho scritto ben due volte chiedendo di essere spedito al fronte per combattere al fronte come soldato semplice, perché io come membro dello Stato Maggiore non ero d'accordo con quello che succedeva in città e in altre località della Bosnia e Erzegovina. Ja sam veoma ponosan ono što sam činio. Sono molto orgoglioso di ciò che ho fatto. Mnogo više od onoga što sam mogao, naravno. E chiaramente molto più di ciò che avrei potuto fare. Bio sam jedno vreme pomoćnik za saradnju sa civilnim strukturama, jako sam dobro sarađivao sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta. Per un certo periodo di tempo ero l'aiutante per la collaborazione con le strutture civili, ho collaborato effettivamente molto bene con la Croce Rossa. I nije na meni da ocenim šta sam i kakav bio, nego ono što doživljavam i u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovini. Non spetta certamente a me valutare il mio operato, ma forse la risposta è ciò che io vivo ogni giorno quotidianamente in Bosnia e Erzegovina. Jer ako ste našli da sam u toj knjizi veoma hrabro govorio o nesreći kod svih naroda, mislim da je i to moj doprinos o istini u Bosni i Hercegovini. Quindi se lei ha trovato che in questo libro ho parlato con molto coraggio della sfortuna che ha colpito tutti i popoli, penso che ho già fatto un contributo notevole per la Bosnia e Erzegovina. I danas to isto činim da bi ljudima, da bi došlo do osvješćenja u sve tri nacionalne strukture. E continuo a parlare ancora oggi perché ci sia una, per innalzare il livello di consapevolezza all'interno di tutte e tre le strutture nazionaliste. Jer da bi se prevazišli problemi koji su ostali u ratu, treba formirati međunarodnu komisiju o istini, pravdi i pomirenju. Perché ritengo che affinché si vada oltre i problemi che sono stati lasciati in sospeso dalla guerra, bisogna creare una commissione internazionale di specialisti che vada a certificare la verità di ciò che è successo. Ali vas mogu uveriti da nacionalne veličine ne žele, jer bi svaka morala priznati svoj deo krivice. Però vi assicuro che i grandi leader nazionalisti non vogliono una commissione del genere, perché in questo caso dovrebbero ammettere ognuna la propria parte di colpevolezza. Desio se genocid u Srebrenici, to je i sud u Hagu rekao. C'è stato un genocidio a Srebrenica ed è stato certificato anche dal Tribunale dell'AIA.
Mogu vam reći da predsjednik Republike Srpske nikada nije otišao u Potočare da izrazi svoju žalost zbog stradanja. Posso anche ancora dirvi che l'attuale presidente della Repubblica Serba, che è l'entità dei Serbi in Bosnia, ancora oggi non è mai andato a Potočari per esprimere il proprio cordoglio per ciò che era successo. Isto tako, naši predstavnici nikad nisu otišli na mjesto gdje su Srbi napravili svoje groblje, oni žrtava srpskog stanovništva koji su stradali u borbama oko Srebrenice. Ma allo stesso modo anche i nostri leader, i nostri presidenti non hanno mai visitato il luogo costruito dai Serbi per commemorare le proprie vittime durante la guerra. Alcune tra le pagine più interessanti del libro sono quelle nelle quali si racconta di come il popolo di Sarajevo abbia un desiderio incredibile di normalità. Cioè si racconta di come con la luce del giorno i cittadini di Sarajevo rischiano la vita per andare a comprare il pane, perché se attraversano la strada rischiano di essere uccisi da un cecchino. Se vanno al mercato rischiano di essere uccisi da un colpo di obice sparato dalla cima della montagna. Poi però cala la sera e si va a teatro. Si parla di spettacoli, di prosa, di concerti di musica classica. Una incredibile voglia appunto di sentirsi normali, di sentirsi ancora nella vita di uno Stato come tutti gli altri. Ora voglio chiedere questo. Cosa hanno di particolare i cittadini di Sarajevo per avere tutta questa incredibile forza? Prvo ćemo mi spričati jedan crni vic iz rata. Vorrei prima raccontarvi una barzelletta di umor nero della guerra. Jel pazite, humor je bio jedan od podrške da se opstane. Perché lo humor e le barzellette erano uno degli aspetti della resistenza per mantenersi, restare vivi, sopravvivere a Sarajevo. Due combattenti scendono dalla linea, dal fronte, tornano in città e vengono presi di mira da un cecchino. E il cecchino stacca un pezzo di un orecchio. Cadono tutti e due per terra, cominciano a cercare questo pezzo di orecchio perché magari vogliono riattaccare questo orecchio, eccetera. E l'altro lo trova e dice: ti ho trovato l'orecchio. No, lascia perdere, non sto cercando l'orecchio, quello che era dietro l'orecchio, la sigaretta. Vi si secete odličan film La vita è bella? Probabilmente vi ricordate un vostro bel film La vita è bella di Benigni. Izuzetno sam priču shvatio, jer ona je pomalo ličila na ono što se dešava u Sarajevu. Ho capito perfettamente la storia raccontata da Benigni proprio perché ricorda molto ciò che è successo a Sarajevo. Pazite, pored straha koji dominira u svim ratovima, tako sam, verovatno u svim ratovima, ja znam za jedan. Diciamo, accanto alla paura che domina in tutte le guerre, immagino tutte le guerre perché io ne ho vissuta una sola. Ja mislim da je više kao krik, da ljudi traže sebe gdje će se smiriti, u muziku, izložbu. Credo che sia un grido di quelle persone che cercano un posto dove trovare un punto di pace, dove trovare la propria pace, quindi può essere la pittura, la musica, lo spettacolo. Meni je drago da ste vi izvukli da je to onaj najemotivniji deo, i to mi je bila želja. Mi fa piacere che lei ha notato questo pezzo, questo il più emotivo, che era mia intenzione descriverlo come più emotivo. Jer sad oprosti, još c'è jedan vic pa ćete vidjeti šta nas je zbližavalo. Voglio raccontarvi un'altra barzelletta così capite ciò che ci univa effettivamente. Ujutro rano se čeka u redu za hleb, to su sve tri religije, svi su narodi, tu nema razlike. La mattina presto si attende in fila per il pane, quindi sono presenti tutte e tre le religioni, tutte e tre le etnie, non ci sono differenze. I negde oko 10 sati izlazi pekar, vlasti kaže, izvinite Srbi, ortodoksi, nema brašna, nije došlo, nemojte vi čekati. Quindi più o meno alle 10 esce fuori il fornaio e dice ai presenti, mi chiedo scusa ai serbi, agli ortodossi,
È inutile che aspettate perché non ho la farina, quindi non ho fatto il pane. Negdje oko dva sata izlazi, kaže gospodo, katolici, hrvati, nažalost, evo, još uvijek nije došlo brašno. Più o meno alle 2 del pomeriggio esce di nuovo e dice, signori cattolici, croati, mi dispiace, come vedete non è ancora arrivata la farina. Negdje oko kasno, oko 6 sati, kaže, braćo musulmani, ali eto, nije došlo brašno. Più o meno alle 6 esce di nuovo fuori e dice, fratelli musulmani cari, mi dispiace, ma come vedete non c'è ancora la farina. E sad će suljo muje, pa vidiš, Srbi uvijek bolje prođu od nas. E quindi i due musulmani che sono rimasti lì in fila, l'uno dice all'altro e dice, ma vedi che i serbi se la passano sempre meglio di noi. Pazite, 300.000 građane Bosne e Herzegovine živelo istim uslovima. Cioè, erano 300.000 persone, cittadini della Bosnia e Herzegovina, che vivevano nelle stesse condizioni. Nije lako biti Srbi ni Hrvat u to vreme u blokadi. E non era facile essere serbo o croato in quelle condizioni nella sede di Sarajevo. Čak i Izetbegović, predsjednik Alija 93. rekao, teško bili biti Srbin i Hrvat, jer za one na brdu smo izdajnici, a mi muslimani ne verujemo. E addirittura è stato ammesso anche dallo stesso presidente Alija Izetbegović, che ha detto è difficile per i serbi e croati, anzi per i serbi in particolare, stare a Sarajevo, perché per quelli che li bombardano dalle colline sono traditori, e invece noi non gli crediamo. Ali zato kad smo se okupljali na ove razne predstave, nije pravljena razlika. Però quando ci riunivamo per questi spettacoli, per queste mostre, non si faceva differenza. Sarajevski mladi muzičari su od septembra 92. do marta 93. a sastav je bio predstavnika svih naroda, igrao music Kosa. I giovani musicisti artisti di Sarajevo dal settembre del 1992 ha messo in scena e ha continuato a esibirsi nel musical Hair, e ovviamente questo gruppo teatrale era composto da gente di tutte le nazionalità. Stalno je bilo u pozorištama nešto, ali ti glumci su glumci, oni se nisu delili po nacionalnom. Ovviamente anche i teatri continuavano a fare i propri spettacoli, ma stiamo parlando di attori, gli attori sono attori. Entra nella categoria degli attori, non si dividono per nazionalità. Ma Gudarski, Sarajevski Gudarski Kvartet è dato preko 250 concerti. Il quartetto d'archi di Sarajevo ha fatto più di 250 spettacoli, concerti. Susan Sontag, američka spisateljica, rediteljka koja je umrla pre 4 godine, u augustu 93. postavila na scenu čekajući Godota. Susan Sontag, la scrittrice e direttrice americana che è morta 3-4 anni fa, a Sarajevo nel 1993 ha presentato lo spettacolo di Aspettando Godot. I sad zamislite jednog umjetnika, velikog slikara, Afana Ramića, koji organizuje 30. decembra 92. izložbu omaž svome sinu koji je poginuo 3. decembra 92. E adesso voi cercate di immaginare un grande artista di Sarajevo, Afan Ramić, un pittore che a dicembre del 1992 fa una mostra in cui ricorda suo figlio morto il 3 dicembre del 1992. Vratite se svi malo u Sarajevo, dođite u august mjesec pa ćete u tom ratnom Sarajevu imati vaše iz pokreta mira. In questo stesso agosto del 1992, se torniamo indietro nel tempo, troverete lì dei cittadini italiani, vostri italiani, del movimento dei Beati Costruttori di Pace. I nažalost prva žrtva è bio Locatello Moreno. Uno dei primi vittime internazionali della guerra è stato Moreno Locatelli di questa organizzazione. Sinoć sam imao priliku da kontaktiram sa jednim koji je tada bio u Sarajevu. Ieri sera a Cesena ho incontrato una persona che in quegli anni era a Sarajevo. Vedi, to je ono što je građane držalo u jedinstvu, da ono što su doživljavali, strahote bez vode, plina i ostalog, da sebe nađu u jednom momentu na jednom mjestu i da pokažu otpor. E questo sentimento è ciò che ha tenuto uniti i cittadini di Sarajevo affinché riuscissero a superare tutte le carenze di acqua, di pane, di luce, eccetera, e dimostrare la loro volontà di resistenza. Pazite, to vreme studije počeo u Sarajevu od Dani Stanović, koji je kasnije dobio Oscara 2002. za Ničija zemlja. In quegli anni Dani Stanović ha cominciato i suoi studi a Sarajevo per
che è colui che ha vinto un Oscar per il suo film No Man's Land. I evo sad ćemo opet jedan vic iz rata, ne znam kako će se to, kako će se shvatiti, razumeti. Kao onaj, bilo je puno stranaca, novinara, puno je vaših novinara Italijana, velika hvala što su znali da prenesu. Šta se dešava? Adesso vorrei raccontare un'altra barzelletta che riguarda un po' i giornalisti, i cittadini stranieri che erano a Sarajevo. Tra l'altro vorrei ricordare che molti giornalisti italiani erano presenti a Sarajevo e a loro grazie. Moja knjiga napravljena prvo na francuskom, pa je vaš izdavač dobio pravo da štampa i onda sam ja doradio 6-7 stranica posvećujući vama italijani. Un ringraziamento a voi italiani è stato fatto anche in questo mio libro che è stato per la prima volta pubblicato in francese e poi è stato adesso tradotto e pubblicato in italiano e io ho scritto una pagina per ricordare proprio tutti gli italiani che sono stati lì presenti. Znači, u hotelu Sarajevo, koji se nalaze negde u centralnom delu, stranci su uglavnom bili smešteni u podrumskim prostorima i svako jutro im je pripreman švedski sto. In un albergo di Sarajevo dove venivano ospitati i giornalisti, veniva loro preparato ogni mattina la colazione praticamente libera, quindi si poteva andare a prendere quello che si voleva. Što mi kažemo švedski sto. Da noi si chiama tavola svedese. Jednog dana Suljo i Mujo došli, privukli stolicu i počeli da jedu. E un giorno i Suljo e Mujo, che poi sono i due personaggi, diciamo, Tizio e Caio, arrivano lì bosniaci, prendono le sedie, si avvicinano lì e cominciano a mangiare. Uleti kelner i kaže, pa Mujo, Suljo, pa ovo je švedski sto, dižete se, bežete. E gli dice, oh ragazzi, voi qua non potete mangiare, questo è tavolo svedese. Kaže, ma dobro, kad dođu Šveđani, mi ćemo ustati. Vabbè, non fa niente, quando arrivano gli svedesi noi ce ne andiamo. Pazite, to su te male šale koje su zaista nas držale u snazi da se organizuje otpor protiv agresije. E queste sono le piccole barzellette, le piccole storielle che ci davano energia per mantenere, per continuare la resistenza. Senti, a questo punto però le devo fare una domanda strettamente personale. Dopo aver letto questo libro e dopo averla conosciuta di persona, io mi domando, com'è che lei si è trovato a vestire i panni di un generale dell'esercito e non i panni di un professore di filosofia all'università? Znate šta, ja volim posebno kad me žene hvale, ali kad muškarci... Beh, insomma, a me piace ricevere complimenti dalle signore, non propriamente dagli uomini, comunque. Večera ste izrekli mnogo, mnogo stvari koje ja ne mogu da prihvatim, jer ja to nisam. Devo dire che lei questa sera lei ha detto molte cose di me che io non posso semplicemente accettare perché non sono io così. Però nisam pisac nikakav. Beh, non sono uno scrittore, insomma. Ali è interessante kako je došlo do ove knjige, to je možda interessante. Però forse è interessante capire come sono arrivato a scrivere questo libro. 94. Pazite, svaki dan sam ja vodio svoj dnevnik. Diciamo io ogni giorno scrivevo il mio diario. Nikad nisam mislio da će od toga da se napravi knjiga. E non ho mai pensato che potesse trasformarsi in un libro. Ali sam svoju knjigu počeo da pišem još 94. Imam 700 stranica, nikako da završim. E ho cominciato a scrivere questo mio libro nel 1994, a 700 pagine non ho mai terminato. Oko mene su 94. rekli, Jovane, napravi nekako knjigu, da skupimo novac, da pomažemo djece koji su žrtve rata. E nel 1994 mi hanno detto, vabbè Jovan, senti, scrivi un qualche libro, noi lo vendiamo così con i proventi, aiutiamo i bambini vittime della guerra. S obzirom da sam, eto, stalno me vodili Srbi nam, vi u Evropi, ja sam stvarno govorio da nisam Bosanac, bio sam često u štampi i kod vas. E siccome i Serbi mi portavano in Europa, i vostri giornali mi dipingevano, io dovevo dimostrare di non essere bosniaco, finivo spesso molto sui giornali. Onda se javila ideja direktora Telerame, koji, eto, pomalo me znao, da se napravi jedan razgovor sa mnom i da se ta knjiga ponudi čitavcima. E quindi il direttore di Telerama che io conoscevo aveva deciso di fare questa specie di intervista con me e di offrire questo libro ai lettori. Pazite, prvi put kad mi je predložio, ja pomislio koliko ću biti bogat da kupim. La prima volta che mi hanno proposto di scrivere un libro io pensavo, oddio, diventerò ricco, chissà.
A onda sam shvatio, pa da ja platim da, da se ta štampa knjiga, pa da uđe, evo i ovdje, da dođe. E poi ho capito che in realtà mi stavano chiedendo sinagogu. Che io dovevo pagare la stampa del libro, la tipografia, per poter arrivare oggi qui in sinagoga a offrirla a voi. Znači, ovo je razgovor sa dobrim novinarem, novinarom koji je imao prevedeno moju knjigu, mislim moj dnevnik, to je što je. Dove questo in particolare è un colloquio con un giornalista ben informato che aveva letto questo mio libro, ovviamente non tradotto. Dama koja je radila sa mnom, ona je bila u Sarajevu, obišla sve položaje o kojima govorimo. Una signora che era con lui e che ho conosciuto a Sarajevo è venuta insieme a me, ha visto tutti i fronti che ho descritto in questo libro. Tako da je ona ušla u moje razmišljenja. Quindi è penetrata nei miei pensieri. Ali ovo što ste rekli, kako da nisam filozof, a da sam vojnik, to ću se hvaliti kod mojih prijateljica u Sarajevu. E il fatto che ha detto di me perché non sono professore di filosofia ma sono diventato soldato, beh, cercherò di vantarmene con le mie amiche di Sarajevo. Pazdi, radim, kontaktirao sam sa bezbroj djece, bez roditelja i sa majkama. Beh, guardi, ho avuto contatto con infinità di bambini, di madri, di bambini senza genitori e di madri sole. I svima kažem, vi ste pametniji od mene, školovaniji, ali imam više iskustva od vas. E a tutti quanti continuavo e continuo a dire, voi siete sicuramente più intelligenti di me, ma io ho più esperienza di voi. Pazite, knjiga je odraz moje ljubavi prema ljudima i prema životu. Questo libro è il manifesto del mio amore nei confronti delle persone e della vita. Znam da koristim ono što je najlepše u životu. Io so che sto utilizzando ciò che di più bello c'è nella vita. To je ljubav prema drugome. Che è l'amore verso il prossimo. Imam jednu svoju sentencu. E ho una dei miei motti. Koje sam uzeo, ukrao Voltera. Che ho rubato a Voltaire. Kaže, zemaljski raj je tamo gdje se ja nalazim. E che dice il paradiso terrestre là dove mi trovo io. I ovo je mene najlepše veče, šta je bilo, to je prošlo, šta će biti sutra, još uvijek ne znam. E questa sera è per me la sera più bella, poi quello che succederà domani chi lo sa. Bene, la situazione della Bosnia è diventata...